grande del mondo, non sto scherzando. Per me è la strada grande più lunga del Avenida, mondo. Avenida, non mi ricordo dove siamo. È la più grande strada più lunga del mondo. Benissimo, e chi se ne frega. È la più strada del mondo. È la più strada grandissimamente lunga. Questo è il momento in cui te ti metti... No, io così ammetto ma fa nulla. No, dico... No, io voglio parlare chiaro con questa cosa. No, dovresti perché fare... Perché poi vestito così con questa pelle scura che mi ricorda quello di WhatsApp. Non fare questo. Dovresti metterti il cappello. Dov'è il mio cappello? Che lo... ce l'ho in macchina, vuoi andare a prenderlo? No, sei dopo. Peggio. Vabbè, ora, era iniziato la cosa. Lo so. Tutte le puntate dovresti portare. Ce l'ho in macchina. Lo metterò quando può a casa. Primo. We wish you a Merry Christmas. Ah, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Happy New Year. Bravi bambini. Paperone. È un peperone. È un... Però è 0,99. Allora. Paperone 0,99. Paperone. Da 0,99. Vedi? Cos'è questo? Un poggiapentolo. Un poggiapentolo. È un poggiapentolo. Tesoro, tu... Sei la... Vacca? No, vacca. La vacca? La vacca? Vabbè. Che lo scopriremo. E io sono solo il tuo. Toro! Ah, tu sei la mia vacca, sono tu. Ma come siamo romantici, ragazzi, davvero. A proposito di vacche, a proposito di tori... Chi c'è? C'è uno che sa tutto degli animali. Veramente? E rende questa trasmissione una trasmissione di approfondimento scientifico. Sto molto bene così, vero? È culturale. National Geographic, Stefana Pippa, signore e signori, Jonathan Canini, la scienza del tutto. Dopo ci fai una poesia. Salve a tutti carissimi telespettatori, benvenuti all'appuntamento quotidiano con la scienza. Uno scienziato di Riglione è riuscito a fotografare per la prima volta l'animale che nasce dall'incrocio tra una foca ed un leone. Se la regia potesse mandare la foto... Questo straordinario animale nasce dall'incrocio tra una leonessa maschio ed una foca femmina. È una rarissima specie di anfibio e si nutre prevalentemente di pinguini surgelati. Una scoperta sensazionale! Anche per oggi le notizie dal mondo della scienza finiscono qua, linea allo studio. I pinguini congelati, signori, il Vate, il nostro Vate. Come mi chiamo di cognome? Dove? Close. Il Vate Close. Signori, dirà un po' una poesia. Un poeta. Un ragazzino dice a sua madre: mammina, mammina, come mai tu sei bianca e io sono nero? Figlio mio, quando mi ricordo di quella festa, e meno male che non tu ne abbagli. Kevin è rimasto. Vai, portalo via. Kevin è rimasto malissimo. Me la spieghi? Bellino. Vieni qua. No. Me la spieghi? Te la spiego? Sì, non l'ho capita. Praticamente. Oh, no, il bambino, no? Ma andiamo avanti. Fa la mamma. Mamma, perché tu sei bianca e io sono nero? E la mamma gli fa: bambino mio, dopo quella festa, e lei dice a tanto che non torna a bar. Ma che fai? La ridici anche? L'ha capita ora? L'ha concepita in uno zoo. No, è che era un gran canario. Sì, Non entriamo in questo cul-de-sac. Andiamo oltre. Cul-de-sac no. No, gli ho detto anche la mamma e gli amici alla festa. Questo cul-de-sac. E nacque il bambino. Signori, c'è una persona molto polemica e molto spesso ci accompagna nelle nostre puntate di Attenta. Oh, tra l'altro l'ho visto, ci ha mandato della roba nuova che noi poi manderemo in questi giorni a venire. Certo. C'è un rap, guarda, questo è bravissimo. È bravo. Fa dei rap. Questo è un rappone. Come si dice non fa rap? Un pippone, come si dice? È un riparo. Sì, sì. L'officina del gallino.